E salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua per un nuovo video per parlare della vera next gen di questa PS5. Cosa vuol dire next gen su PS5? Secondo me, al momento, questo qui, questo controller, è veramente spettacolare, ragazzi. A parte l'impugnatura molto ergonomica, a parte un sistema nuovo di vibrazione in cui in base a dove senti la vibrazione, il controller praticamente trema in alto, in basso, al centro, va molto in base. Tra l'altro potrete sentire anche la pioggia. La pioggia è prodotta in modo fantastico, tanto che si sente benissimo l'effetto della pioggia sul controller mentre tu giochi. E altre novità, lo speaker integrato, la possibilità di usarle come cuffie, perché potrete, cioè come cuffie, scusate, come si dice, potrete usarle come microfono per le varie parti, le varie chat, queste cose qua. Quindi bellissima questa funzione aggiuntiva. In più, cosa si potrà fare con questo DualSense? Potrete anche soffiare nel controller per spostare cose o altre funzionalità che ci saranno nei giochi futuri, si spera. Quindi bello, 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 bello. Ma la vera novità sono i trigger adattivi che vanno in base al momento. Cioè, se state sparando per esempio una freccia, sentirete i controller indurirsi, i trigger indurirsi. Quando la scoccate, dovete tirare un pochino più forte. È una sensazione come se lo stesse facendo nella realtà, ti dà quella sensazione di essere reale, che a parole è difficile da spiegare, ma vi assicuro che questo DualSense riesce veramente a farvi entrare dentro al gioco, a farvi immedesimare nel gioco, che è quella la sua componente importante. Al momento questo controller è qualcosa di veramente, veramente spettacolare e ve lo consiglio. Cioè, perché comunque su PS5 è un controller spettacolare. Quindi questa è la vera next gen, secondo me. E vi consiglio nel frattempo, visto che siamo in tema DualSense, di provare a giocare al gioco Astro's Playroom, che vi farà capire tutte le funzionalità di questo nuovo controller. Veramente un gioco che dura 3-4 ore, ma è davvero divertente perché è un platform che va nel passato di PlayStation. È un tuffo di nostalgia, cioè voi andrete dentro la nostalgia del brand PlayStation con un platform ben costruito e con tutte le funzionalità nuove al vostro servizio. Quindi vi farà, diciamo, da tutorial per il nuovo controller. Ragazzi, è strepitoso, un platform che io subito avevo cancellato. Poi molti mi avevano detto che era molto bello e ho voluto riscaricarlo e dargli un'opportunità. E alla fine l'ho anche platinato, da quanto è stato bello e da quanto mi ha divertito. Ci vorrebbero giochi, più giochi così. Infatti uno dei prossimi acquisti che vorrei fare è il gioco dei Sackboy, perché dovrebbe essere interessante. E niente ragazzi, quindi concludo il video dicendo che la vera next gen è questo controller. Veramente spettacolare, veramente spettacolare. Ragazzi, ci becchiamo a un prossimo video. Ciao!